Ciao a tutti, siamo in diretta, salutiamo tutti gli amici di Facebook e di Instagram. Ciao Lucia, ciao Roberta, ciao Monica, ciao Federica, ciao Silvana, ciao Sara, ciao Giorgia, gli angeli del bello presenti, Daniele, Daniela, ciao Claudia. Oggi tante persone presenti. Bene, allora un minuto e partiamo, eh. Ciao Vittoria, ciao Magda, ciao Francesco. Ciao Mirko. Bene, tra un minuto partiamo. Nel frattempo stiamo sempre valutando quella proposta se continuare a farla tutti i giorni o farla a giorni alternati, quindi vi rinnovo la richiesta, visto che l'altra volta l'abbiamo chiesto e molti hanno detto di confermarla tutti i giorni, l'abbiamo confermata tutti i giorni, quindi vorrei anche da parte vostra un'opinione, un consiglio, se è utile continuare a farla tutti i giorni oppure farla a giorni alternati. Monica dice tutti i giorni. Anche Giorgia. Ciao Petra. Tutti i giorni, molti dicono tutti i giorni, quindi ovviamente se lo chiediamo è perché vogliamo condividere con voi e quindi vedo già che la linea è quella di proseguire tutti i giorni. Cerchiamo, anche Guido Di Stefano ci dice tutti i giorni, Alessandra anche, tutti ci dicono tutti i giorni, gli angeli del bello dicono se per te va bene tutti i giorni, allora continuiamo tutti i giorni, mi sembra abbastanza condivisa la scelta di farla tutti i giorni. Ciao Maurizio, ciao Maria Cristina che ci dice tutti i giorni. Bene. Allora iniziamo questa diretta. Buona Domenica delle Palme a tutti voi. Buona Domenica delle Palme e soprattutto grazie perché oggi anch'io sono rimasto a casa, sono uscito solo alle 18 per andare alla messa del Vescovo Monsignor Giovanni d'Ercole. Ho visto una città che ha recepito il mio messaggio, visto che qualche giorno fa ho alzato un po' i toni, ma l'ho fatto volutamente per cercare di far comprendere che non siamo usciti dall'emergenza. Quindi ho voluto alzare la temperatura perché ritenevo necessario far comprendere che ancora siamo dentro l'emergenza e quindi questo mio messaggio, un po' forte ha avuto gli effetti e soprattutto vi ringrazio perché oggi la città è realmente, contenuta e sotto controllo e questo ci dice che oltre ad aver recepito il messaggio, ovviamente, molte volte quando vedete persone in giro, gran parte di quelle persone escono per andare a lavorare, quindi non creiamo questo conflitto tra chi esce e chi non esce. E cerchiamo di collaborare tutti. Oggi siamo rimasti a casa con una giornata di sole, quindi è difficile per tutti. Vi ringrazio, molti mi ci hanno mandato le foto. Purtroppo dobbiamo ancora tenere duro. E per quanto riguarda la Santa Messa, sono state benedette tutte le palme e delle palme le stiamo consegnando anche alle case di cura per cercare di permettere a tutti gli anziani di avere
la sua palma benedetta. Come avevo detto nel messaggio, ovviamente non c'è la corsa al supermercato e quindi molti non hanno creato né assembramenti né nulla, e quindi in settimana, quando si farà la spesa, si può ritirare. Nel frattempo, per le palme, voglio ringraziare Gianni Crotali per averci fatto avere le palme, e lo ringrazio di cuore per la sua grande disponibilità. Anche oggi abbiamo fatto molti controlli in strada, la situazione è abbastanza sotto controllo, stiamo continuando a controllare sia in strada che le attività commerciali, e manteniamo alto il controllo, manteniamo alto anche le sanzioni laddove occorrono. Capisco che è un momento di difficoltà, però le sanzioni servono per contenere le uscite e ridurle per l'estrema necessità. Veniamo ai dati odierni della Gores. In provincia di Ascoli i casi positivi sono 235, due in più rispetto a ieri. I casi in isolamento domiciliare sono 216 asintomatici e 72 sintomatici. Dobbiamo continuare a rimanere a casa. Questo è un messaggio che io ripeto come un mantra. Qualcuno che continua a scrivere nei commenti: ma non puoi mettere l'esercito, non è che il giorno dopo cambia la risposta, è sempre la stessa. Il governo deve prevedere l'intervento dell'esercito, non è il sindaco, ovviamente. Lo ripeto perché qualcuno è pesante e ridondante nei messaggi, e quindi glielo ripetiamo. La risposta è sempre la stessa, non cambia. Detto questo, noi dobbiamo, ecco, non possiamo abbassare la guardia, siamo in una fase di emergenza. Io sono un maratoneta, e quando fai la maratona arrivi a un certo punto, ad esempio al 20º, al 25º chilometro, dove è realmente difficile, e se pensi che ti manca ancora tanto per arrivare all'arrivo, ti fermi. Non c'è altra strada. Se tu invece ti concentri sul passo che stai facendo e sulla forza interiore di continuare a mantenere quel passo e concentrarti sul prossimo metro e non sugli altri 15 km che ti mancano, riesci a psicologicamente a tenere con forza il passo. Questo è un parallelismo importante, perché adesso noi siamo, secondo il mio giudizio, ecco, al 25º chilometro. Ancora c'è tanto da correre, ma concentriamoci ogni giorno a un atteggiamento che può consentirci di fare un metro in più, 2 metri in più, per avvicinarci vicino all'arrivo, per cercare poi dall'arrivo riniziare un cammino giusto tutti insieme con una nuova modalità. Ecco, quindi questo era il messaggio che mi sentivo di dare. Pensiamo anche ad avere un comportamento più adeguato, perché più oggi ci comportiamo con senso di responsabilità e più ne usciamo il prima possibile. Quindi più oggi commettiamo una leggerezza ognuno di noi, più rischiamo di allungare questo periodo. Ovviamente questo lo facciamo per la salute nostra e anche degli altri. Questo anche lo ripeto spesso, ma non mi stancherò mai di dirlo. E soprattutto, io credo che bisogna iniziare a ragionare anche a un progetto, ad una progettualità di ripartenza, di rilancio della nostra città, sia economica, sociale e da tutti i punti di vista. Quindi, mentre gestiamo l'emergenza, non dobbiamo sottovalutare il progetto di rilancio, e questo ci deve dare una grande forza, un grande slancio, un grande entusiasmo di tutti di voler ricostruire economicamente la nostra città. E quindi su questo già ci stiamo riflettendo. Io penso che nel lungo periodo solo lo strumento di tenere le persone a casa non funziona, non basta solo quello strumento di mantenere le persone a casa. Dobbiamo iniziare ad immaginare, a costruire un modello dove la ripartenza, le graduali riaperture devono essere disegnate dentro un modello di comportamento nuovo delle persone. Quindi dobbiamo iniziare anche ad immaginare ad una graduale riapertura, quando ovviamente il governo lo deciderà, però dobbiamo iniziare a costruirlo oggi, di un comportamento che, quando torneremo alla normalità, dobbiamo essere in grado di riuscire, man mano, ovviamente in base alle attività che verranno coinvolte, con
un comportamento differente che tenga in equilibrio la nostra città. E quindi dobbiamo iniziare a pensarlo, a descriverlo, a trasmetterlo, a condividerlo. E quindi oggi lancio quest'idea e ne parleremo nei prossimi giorni, perché dobbiamo iniziare a pensare a anche una ripartenza, perché non possiamo rimanere a casa all'infinito e quindi dobbiamo pensare anche quando questo finirà, e spero il prima possibile. Ancora siamo all'interno dell'emergenza, quindi non possiamo vanificare il lavoro fatto, quindi arrivati dentro questa galleria non ci dobbiamo far prendere dal panico e tornare indietro, ma tenere duro e andare avanti lentamente, ma andare avanti. Un appello che mi sento di fare a tutti per la Pasqua e la Pasquetta, io anche vorrei farlo con gli amici, con i miei parenti, con mia madre, non vorrei passare la Pasqua qui da solo, ma purtroppo quest'anno questa condizione ci impone, dobbiamo farci i conti, perché ovviamente quello che dico anche spesso è che le condizioni esterne non possiamo né condizionarle né controllarle, ma dipende dalla nostra capacità di adattamento al cambiamento e la nostra capacità di adeguarci a questo cambiamento. Quest'anno purtroppo non possiamo farlo e quindi magari utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo per condividere con i nostri parenti il momento della Pasqua, anche dell'uovo di Pasqua, e quindi Skype, WhatsApp, e quindi tutti gli strumenti che abbiamo. Non dobbiamo in questo momento nemmeno andare a chi sta nella via opposta. Meno usciamo e più conteniamo questa emergenza. Questo penso che sia un messaggio importante. Qualcuno chiede se faremo un'ordinanza per le mascherine obbligatorie. Le mascherine ovviamente non sono obbligatorie dal decreto legge. Ovviamente la mascherina deve essere messa per senso di responsabilità e di rispetto. Io credo che l'utilizzo della mascherina, che si è aperto anche un dibattito a livello nazionale, leggevo oggi nel Corriere della Sera, la mascherina più che un'imposizione deve essere anche un senso di responsabilità verso l'altro, visto che è uno strumento di contenimento che evita il propagarsi del virus, e quindi è un rispetto verso l'altro. Quindi mettere la mascherina è un buon gesto di buona educazione e di rispetto. Quindi io invito tutti ad utilizzarla, io cerco di utilizzarla sempre. Cerchiamo di mettere la mascherina, perché la mascherina è utile per salvaguardare noi e gli altri. Per quanto riguarda il pranzo di Pasqua, qualcuno chiede, c'è tutto l'elenco delle attività che fanno consegne a domicilio, potete vederlo sul sito del comune, sul SUAP, e quindi potete prenotare anche il pranzo di Pasqua da casa. Chi ha un balcone magari può farlo fuori dal balcone, chi ha la fortuna di avere un terrazzo, un giardino, però cerchiamo di rimanere a casa. Ovviamente tramite WhatsApp, videochiamate, messaggi ci possiamo scambiare gli auguri, foto, video, anzi se mi fate la cortesia mandatemi le foto dei disegni che fanno i vostri figli anche per la Pasqua, mi fa piacere riceverle ed apprezzare la gioia e la purezza dei bambini anche in questo momento di Pasqua, che ci possa dare quella luce di speranza, perché abbiamo bisogno di speranza, abbiamo bisogno di rimettere in campo una luce di speranza, e ne abbiamo bisogno tutti, e quindi dobbiamo farlo nella condivisione e nella capacità di rimanere uniti. È nato un nuovo gruppo di consegne a domicilio, ringrazio Emiliano Tassi che ha avuto l'idea di creare un gruppo su Facebook, Ascoli Consegne a Domicilio, che oltre al sito del SUAP individua tutte le consegne a domicilio, e quindi se avete attività che vogliono aderire basta segnalarle e iscriversi al SUAP. Per quanto riguarda oggi, questa notte in realtà, tra il 5 e il 6 di aprile, sono 11 anni che c'è stato il terremoto dell'Aquila. Io mi ricordo in queste giornate. Sono partito come volontario, sono stato all'Aquila, quindi mi ricordo quei momenti drammatici, e il sindaco Pierluigi Biondi, che è un caro amico e che gli mando un grande abbraccio, ha chiesto un appello ai sindaci, io mi unisco al suo appello, e quindi questa sera,
sul terrazzo di casa mia con una luce e con la fascia tricolore, quindi invito tutti voi ad una foto, un video simbolico dal balcone o dalla finestra di casa con la luce del cellulare o una candela in ricordo dei nostri amici aquilani e di tutte le vittime di quel terribile terremoto. 309 vittime dell'Aquila, le ricordiamo con un piccolo gesto, ma secondo me di grande importanza e di grande vicinanza alla comunità aquilana. Un segnale, penso, di fratellanza e penso che sia anche un bel messaggio anche per vedere come il nostro paese possa essere unito anche in una ripartenza, in una rinascita collettiva. Vi ricordo che mercoledì scade il termine per fare la domanda per i buoni spesa, quindi chi non l'avesse fatta può farlo via mail o PEC o chiamare i numeri che trovate anche nella home page, l'abbiamo evidenziati per aiutarvi a fare la domanda, quindi potete chiamarli. L'importante è che non andiamo a casa e scusate, non andiamo al comune e rimaniamo a casa e quindi possiamo chiamare i numeri e seguire tutte le indicazioni. Noi ci stiamo organizzando per cercare di portare i buoni direttamente a casa proprio per non far uscire le persone. E quindi chi invece ha bisogno di aiuti come generi alimentari o beni di primaria necessità, visto che ci sono tante persone in difficoltà, possono chiamare i numeri della Protezione Civile, lo 0736 244 675 e lo 0736 244 674. Il primo prima delle 18, il secondo dopo le 18. Molti chiedono a che ora la foto, io la farò subito dopo la diretta, diciamo intorno alle 10, è un gesto simbolico ma in ricordo ai nostri amici aquilani. Vi ricordo che attivo il l'Iban che trovate sulla mia pagina di copertina per fare donazioni intestatarie al Comune di Ascoli Piceno, la causale Protezione Civile, donazione emergenza coronavirus, e mettete sempre il nome e cognome per chi facesse la donazione. Oggi ringrazio il Circolo Acli San Martino che ha donato 150 euro sull'Iban, ci sono tantissimi che stanno donando e vi ringrazio dal profondo del mio cuore perché ogni piccolo gesto può contribuire ad aiutare i nostri concittadini che sono più in difficoltà. Questi soldi, vi ricordo, verranno spesi solo per la città di Ascoli Piceno. Nel frattempo vi aggiorno che in giunta in questa settimana abbiamo approvato progetti importanti come il progetto definitivo della scuola media di Monticelli e quindi andremo poi, dopo la validazione dell'ufficio di ricostruzione, al decreto per la progettazione definitiva, esecutiva. Abbiamo approvato il progetto di realizzazione della nuova struttura del campo Squarcia, che sarà una struttura che vedrà ospitare il mondo dei cavalli e della Quintana per 12 mesi l'anno. Abbiamo attivato un portale vicinato a Ascoli per cercare di fare siamo uno dei pochi comuni in Italia, per una piattaforma digitale per fare tutte le vendite e mettere tutte le attività che vendono e fanno la consegna a domicilio e vendono digitalmente per cercare anche in questo momento di contrastare le difficoltà economiche delle attività commerciali e cercare poi di farlo diventare un progetto sostenibile anche per il dopo. E quindi vicinato a Ascoli lo stiamo perfezionando al meglio, lo abbiamo approvato anche in giunta. Stiamo cercando di fare il possibile e portare avanti anche i progetti ordinari. In questa settimana porteremo il bilancio in giunta, quindi cerchiamo anche di programmare per il futuro. Cerchiamo di andare avanti nonostante le grandi difficoltà. Io nel concludere vorrei dire che entriamo in una settimana molto difficile ma molto importante, la settimana santa, e quindi ci prepariamo alla Pasqua e come vi dicevo prima sono il primo che vorrei festeggiarla in famiglia con i parenti. Il problema è che questo è un anno ovviamente molto particolare e quindi vi chiedo la dimostrazione di mantenere quel senso di responsabilità. Questo
senso di appartenenza a scuola e quel senso anche di grande rispetto per gli altri, e quindi cerchiamo di davvero di rimanere in casa ed evitare di andare a rischiare eventuali contatti, perché purtroppo uno dice vabbè, magari vado da mia madre. Purtroppo, se tutti pensassero così, la città non riuscirebbe a contenere come siamo riusciti a contenerlo adesso. Quindi io vi ringrazio davvero per la vostra pazienza e la grande responsabilità che state dimostrando. Però bisogna ancora tenere duro. Ovviamente iniziamo a pensare anche alla ripartenza come progettualità e come modello di città, sia di comportamento, e quindi anche la ripartenza sarà determinata dalla nostra alleanza di costruire un modello di città insieme. Questo è il momento di fare tutto insieme, alleanze, non dividerci. Io, come vedete, evito polemiche, evito di rispondere a polemiche strumentali, perché in questo momento bisogna pensare a salvaguardare la salute degli ascolani, a salvaguardare l'emergenza economica e alimentare degli ascolani e il futuro degli ascolani. Quindi voglio dialogare con tutti, non evitiamo di agganciarci a polemiche inutili in questo momento, soprattutto strumentali, ma cerchiamo tutti insieme di continuare. Abbiamo creato questa alleanza, questi mezzi digitali di informazione servono anche per costruire una città diversa fatta dall'insieme della grande comunità e delle persone. Quindi continuiamo a cucire ogni giorno questi rapporti e cerchiamo di fare un disegno insieme di una nuova città che sarà determinata la sua vittoria, la sua rinascita anche da ogni nostro singolo comportamento. Comprendendo questo, ci rendiamo conto che tutti noi siamo e saremo protagonisti del futuro della nostra città. Non dipenderà dal sindaco, non dipenderà dal singolo, ma dipenderà da tutti noi. E quindi io, nel concludere, vi chiedo ancora uno sforzo per Pasqua e Pasquetta: rimaniamo a casa, mandatemi le foto da casa, documentiamo che siamo a casa. E tra i ringraziamenti, gli infermieri che lavorano al carcere ci tenevano a ringraziare, mi ha mandato un messaggio Sasi, la polizia penitenziaria, il commissario, perché stanno affrontando la situazione in modo eccellente, e quindi porto il loro ringraziamento. E anche da parte mia, gli auguri a Giuseppe e Vittoria, che oggi compiono 7 anni. Auguri a Palma, la nostra tifosa, proprio il giorno delle Palme è il suo compleanno. Auguri Palma, una mia carissima amica. Auguri e buon compleanno. Tantissimi auguri a Luciana Luciani, che ha compiuto 90 anni. Auguri da parte mia e di tutta la famiglia. Tanti auguri. Luciana, tanti auguri anche al nostro grande Giorgio La Vista, ex calciatore dell'Ascoli, grande amico. Qui vanno gli auguri anche dei parenti che purtroppo non hanno potuto festeggiare con lui questa festa di compleanno. Io vi ringrazio, siamo in conclusione di questa diretta. Vi auguro una serena domenica. Vi ribadisco, per seguirmi basta un like sulla pagina Facebook o seguirmi sulla pagina Instagram. Per avere le informazioni dirette, basta agganciarsi al canale Telegram Marco Fioravanti Sindaco, e quindi tutte le informazioni potete riceverle. Cerchiamo di rispondere quotidianamente a tutti i messaggi, a tutte le chiamate. Cerchiamo di dare una risposta a tutti, e soprattutto in questo momento cerchiamo, ce la stiamo mettendo tutta, di non far sentire nessuno solo. Quindi il favore che vi chiedo: fate una chiamata a un parente, un amico, a un anziano in particolar modo. Ascoltiamo gli anziani, perché sono di grande insegnamento, ma soprattutto facciamo un grande gesto, perché gli anziani hanno bisogno di essere ascoltati in questo momento, e diamo attenzione anche ai bambini che hanno bisogno delle nostre attenzioni in un momento molto particolare per loro. Io vi ringrazio, come dico ogni giorno, io non abbandono il campo, quindi sarò sempre qui accanto agli ascolani, sempre in prima linea, e non abbandoniamo. E come dico sempre, avanti tutta.